Buon 1986! Auguri, tanti auguri! Tanti auguri. E tanto affetto. Io devo essere arrabbiato, scusate, ma gli auguri ve li faccio prima ad arrabbiare. Perché se... Ma tu non lo sai che chi è arrabbiato il primo dell'anno rimane arrabbiato tutto l'anno, poi? Guarda, non mi far parlare, che tra l'altro non ce la faccio, perché io dico, vabbè che io ho cantato tutta la notte. Ero raffreddato. Ma lei ha ballato tutta la notte con mai con me. È vero. Allora, partiamo subito con questo filmato, che insomma è un filmato di tanti anni fa. Però ti voglio chiedere, tu sei arrivata qui oggi, tu sai che questi studi... Sono gli studi Frizzi. Sono gli studi Frizzi. Ma arrabbio molto quando qualcuno scrive da Dear, no, dagli studi Frizzi della Nomentana. Da qualche mese sono diventati gli studi Frizzi. E poi entrando proprio... C'è la foto davanti al corridoio, fai tutto il corridoio, c'è una foto, eccola qua. La stiamo vedendo, di Fabrizio. Che bella persona. Che grande persona. Che bella persona, che grande persona, che grande amico che è stato anche con te. Sì. Tu hai lavorato tanto con lui qui agli studi Frizzi. E, avete fatto Luna Park insieme. Io mi ricordo che questa bellissima ragazza, quando tornava a casa, dico, ma tu e Mara non è... No, però ti trovi di fronte un marito che lavora con una donna bellissima, divertente, solare, accogliente come te. Ma se piangevamo insieme che soffrivamo d'amore in quel periodo, che volevi, ma anche prima, insomma, no? Qualche problemino, qualche problemino a monte, cara Rita. Per cui eravamo già amiche e soprattutto complici tra di noi. Sì, siamo sempre Questo state sempre molto stato. Complici e molto solidali. Però che grande emozione arrivare qua, la vivo io, insomma, che lavoro qua ormai da alcuni mesi, e quando mi vedo la foto di Fabrizio ti devo dire che, insomma... Noi qui poi abbiamo fatto, a parte tutta l'aria che ha respirato lui qui dentro, no? I passi che ha fatto qui dentro, i successi che ha avuto qui dentro. Poi noi abbiamo fatto 3 anni fa, 4 anni fa, la posta del cuore qui. Sì, quando c'è stato il vostro ritorno dal punto professionale, che lui ti ha voluto accanto proprio. Sì, sì, è stato lui. Mi ricordo che lui ti fece chiamare, non ti chiamò, mi chiamò Barbara Compagni, mi chiamò lei. L'autrice del programma. Che io ero giù in Sicilia, ero a Palermo, e mi disse, senti, tu dovresti fare, ma con chi? Con Frizzi, no, per carità, diteglielo, prima di, ma guarda che è lui che ti ha voluto. E da lì poi ho chiesto a lui se, dico, ma Fabrizio, ma sei sicuro? Magari la gente potrà pensare tante cose, pettegolezzi, le stesse maestranze potevano dire, ma sti due ci sono o ci fanno, perché noi siamo sempre andati d'accordo, no? Anche dopo la separazione ci siamo sempre voluti molto bene. Ma io bene. So che lì c'è stata anche Carlotta, la moglie, che ha detto, quando lui glielo disse, lei rispose, mi sembra un'ottima scelta. Vabbè, ma noi abbiamo avuto sulla nostra strada, Fabrizio e io, una donna intelligente come Carlotta, una donna per bene come Carlotta, una persona che non si è mai messa in mezzo, che ha capito perfettamente il legame che ci univa, e quindi anche io avevo chiesto a Fabrizio, ma Carlotta cosa dice? Perché io col carattere che mi ritrovavo e che mi ritrovo sarei stata gelosissima, no? Però invece Carlotta è una donna molto... giustamente molto sicura dell'amore che aveva da parte di Fabrizio e che ha tuttora, secondo me, da parte di Fabrizio. Che ti devo dire, Mara? Ti faccio vedere quest'altro filmato. Era Domenica In del 1997. C'era già un po' di Maretta, però lui ti volle ospite in trasmissione. Vediamo. Ha già voluto bene. Tu m'hai voluto bene a me, ma non c'è mamma più, mai potrò, distrattamente pensa a me.
questa è la tua canzone preferita. Questa è la mia canzone napoletana preferita e quindi la cantammo, lui conduceva Domenica In, mi chiamò e in quel momento mica avevo capito che ci fosse tanta amaretta fra di noi. La Meretta è arrivata poi nella fase successiva, questa è la fase 97-98, poi 98, nel 98, nelle trasmissioni televisive del 98, sempre Domenica In, lì cominciai io ad avere qualche problema, però sai che cosa succede? Che quando tu fai un lavoro così, dove sei sempre fuori casa, dove ti confronti con tante persone, io da una parte, lui dall'altra, eccetera, tu non pensi mai in realtà che sia una maretta che possa diventare definitiva. E invece poi agli inizi del 98 io me ne sono resa conto, ma erano già passati talmente tanti. Come te ne sei resa conto, Rita? Ma noi donne intanto abbiamo il famoso sesto senso, quindi... Voi stavate già insieme da tanti anni, e eravate sposati dall'83. Ma... Noi eravamo sposati dal 92, però avevamo convissuto insieme dall'83, quindi tanti anni insieme. E non lo so, è stato un qualcosa che, di cui io mi sono resa conto e che ci ha portato poi a dire no, così, perché ci sono delle... Se tu hai vissuto un amore grandissimo, se tu hai vissuto un amore bellissimo, se tu hai vissuto un amore pieno di allegria, di tenerezza e soprattutto di tanta complicità nel lavoro, se ti accorgi che anche un pizzico così viene meno, è come se si rompesse tutto. Basta un niente, no, a far mandare per aria un puzzle. Ma tu pensi di aver sbagliato qualcosa in quel momento, di non aver capito, di non aver avuto anche la comprensione e anche la forza di perdonare, perché tutti noi possiamo sbagliare, però a mio avviso quando di base, quando di fondo c'è un grande amore, vale la pena fare una riflessione e anche perdonare, cioè davanti a un grande l'avevo amore... L'avevo già fatto, Mara. Questo non lo sapevo. L'avevo già fatto e lì mi sono resa conto che forse è giusto che le persone vivano la loro vita poi a un certo punto, no? È stata una prova d'amore grandissima lasciarlo andare. Cioè forse la più grande prova d'amore che io potessi dargli, dirgli vuoi vivere la tua vita. In fondo io l'ho conosciuto che era giovanissimo, quindi si è preso cura di Giulia, si è preso cura di me che avevo 10 anni. Ma lui ti più ha corteggiato lui. In una maniera, sì. Veniva sotto casa in motorino, sì. Si fermava lì, questa delle massa di capelli ricci col suo borsello, sì. Stava in Vespa lì, ti aspettava. È vero. È stato un grande amore, ha fatto parte, è stata la... mi riesce difficile parlarne perché... Io ne potrei parlare tranquillamente per ore, come abbiamo fatto tu e io sempre, ma senza le telecamere. No, lo so, infatti perché, ci sono delle piccole cose che perché, possiamo dire perché, e altre che non voglio, che neanche te le chiedo. No, so soltanto che è stato un grande amore, che questo amore in qualche maniera poi è diventato un volersi bene. Grandissimo. Volessi bene, grandissimo. Fino alla fine, quello sì. Ti voglio far vedere 1998, per cui poco prima della rottura, il giorno di San Valentino. Ma senti, Romina, dimmi una cosa, tu dovresti essere qua. Adesso io come faccio? Come fai? A condurre da solo, capito? Nella giornata di San Valentino. La coppia più giusta per Fabrizio, Rita Della Chiesa. Ma che carina! Buonasera! Avrei voluto cantartela io, ma la voce degna è quella di Gatta Fabrizio. Che bella sorpresa! Arrivi,
Arriviamo, Romina, arriviamo. Era il giorno di San Valentino. Sì. Questo era il giorno di San Valentino e Fabrizio conduceva appunto per tutta la vita con Romina. Però era San Valentino, Albano era in America per un concerto e quindi Romina ha voluto seguirlo per San Valentino. Allora la Rai ha chiesto una liberatoria a Mediaset per potermi far condurre. E io sono andata ospite di Fabrizio. Credo che sia stata una delle cose più difficili della mia vita, perché io avevo cominciavo a intuire che ci fosse qualcosa che si stava un po' rompendo, no? E infatti c'è un momento lì in cui loro dovevano fare la promessa d'amore. Rita, fermati, mando la pubblicità e poi ripartiamo da qua. Ok. Bevi un bicchiere d'acqua, lo bevo anch'io. Sì. E andiamo avanti. Va bene. Allora, no, questa canzone di Albano, con la quale sono entrata, è una canzone che non è che abbiamo fatto insieme, ma quasi. Lui a tutti i suoi concerti, o quasi tutti i suoi concerti, lo dice. Nel senso che lui mi telefonava di sera per dirmi, mi leggeva le strofe, me le cantava al telefono, allora poi correggevamo insieme delle cose, eccetera. E questa canzone è una canzone che, insomma, scrivere con Albano mica tutti i giorni, no, quindi, e quindi loro avevano messo questa canzone anche per Romina, che in quel momento era in America, insieme a lui. E con Fabrizio come andavano le cose? Con era Fabrizio, il giorno di San Valentino. Ecco, quel giorno di San Valentino, a un certo punto c'era il gioco delle coppie, no? Lui si inginocchiava davanti a lei e doveva farle una dichiarazione d'amore, doveva dirle il ti amo. Mm-hmm. E quello credo che sia stato un momento molto difficile della mia vita, perché Fabrizio, eravamo davanti a tutti, eravamo in diretta come siamo tu e io adesso, quindi lui doveva darmi una rosa e dirmi ti amo. Mm-hmm. Mi ha dato la rosa e gli ho detto allora dimmi anche ti amo. E lui mi guardava sorridendo e io ho detto oddio, si è allontanato. L'hai percepito in quel momento? Io l'ho percepito in quel momento, poi me l'ha detto. Ma cioè, sai quelle frazioni di secondo in cui tu dici, non ero abituata che Fabrizio stesse zitto, ero abituata sempre a un Fabrizio che faceva i fuochi d'artificio, no? Era allegro, era simpatico, era molto espansivo. E quindi in quella frazione di secondo io ho detto, l'ho perso. E così è stato. No, non l'ho perso, perché l'ho perso come compagno di vita, come non l'ho perso come amico, non l'ho perso come persona alla quale appoggiarmi, come persona con la quale parlare, chiacchierare. Tant'è che poi siete tornati. Mm. No, stai tranquilla. Stai tranquilla. La vita cambia, Mara. La vita cambia e io sto vivendo una parte di vita che dico sempre io non è più una vita come la vedevo prima, no? Fatta così, adesso è una vita che va a imbuto. E la mia vita così si è chiusa lì. E adesso io vivo una vita dove se lui c'è sempre. Perché c'è sempre, perché lo vediamo in trasmissione, perché lo vediamo, tutti lo ricordano, ne sento la voce, parlo con Carlotta, vedo Stellina, c'è, lui c'è sempre. Io credo molto al fatto che le persone non se ne vadano mai veramente. Quando è stata l'ultima volta, Rita, che tu hai visto Fabrizio? Prima che succedesse. A casa sua, a casa loro, prima che si sentisse male definitivamente, qualche giorno prima. Ero andata a trovarlo, lui giocava per terra con Stella, una cosa normale. Nessuno si aspettava che potesse andarsene da un momento all'altro così, ecco, quello assolutamente no.